il teatro, il lavoro, il viaggio. Qual è il viaggio di Amanda Sandrelli e che viaggiatrice è Amanda Sandrelli? Beh, diciamo che appunto il mio lavoro e il modo in cui sono arrivata poi al mio lavoro mi ha insegnato che spesso funziona nella vita come funziona nei viaggi, che i viaggi più belli sono quelli dove non decidi esattamente dove arriverai e quando ci arriverai. Spesso nella vita bisogna assecondare e seguire le cose che arrivano. Ci sono delle coincidenze, delle cose magiche, delle cose imprevedibili e quando tieni per forza una rotta, a volte invece di ottenere quello che vuoi, ottieni il contrario. Per non ammalarci, Siamo insomma, entrati ecco. nel tema infinito presente, che è un tema che ti ha colpito molto, no? Nell'introduzione al festival si dice il tempo si è fermato, il presente ci è caduto addosso. D'improvviso non c'erano progetti né futuro. L'attimo immobile ci ha colti sgomenti, perduti fuori dal flusso del tempo produttivo, costretti a guardarci intorno e poi dentro. Persi e ritrovati, personaggi in cerca di una storia. Il presente ci è caduto addosso, Amanda. Il presente è sempre un tempo difficile, no? Insomma, si dice che quasi non esista il presente, perché è già futuro, è già passato nel momento in cui lo dici. Ma quello che manca di più, secondo me, appunto, in questo momento è proprio il futuro, la possibilità di guardare avanti. E credo che anche questo, come l'isolamento, sia qualcosa che fa proprio male. Allora, penso che si debba continuare a guardare avanti, a pensare a un futuro, a progettare un futuro che se non sarà domani, sarà dopodomani, però ci sarà. E non sentirci immobilizzati e non abituarci all'isolamento qui. Cercare anzi, di sopperire a questo distanziamento fisico con un avvicinamento sociale il più possibile. Mantenere i rapporti, ecco, se a qualcosa può essere servito questo momento così buio, forse è a capire quanto è importante l'altro, no? Stiamo attenti a non abituarci a stare soli, a non abituarci a stare distanti, perché fa male. Ecco,